figli di Caterina de' Medici, Enrico III, re di Francia. Benvenuti a tutti e grazie per esservi soffermati sul mio canale Storia Cultura Spring. Un grazie di cuore va ai miei 1873 iscritti. Iscrivetevi al canale gratuito, mi aiuterete a portare avanti il mio progetto divulgativo. Grazie! Presso il castello di Fontainebleau, il 19 settembre 1551, nacque il principe Alessandro Edoardo di Valois, sesto figlio di Caterina de' Medici ed Enrico II di Francia. Al momento della nascita fu insignito del titolo di duca d'Angoulême, divenendo poi duca d'Orléans alla morte di suo fratello maggiore, re Francesco II. Gli storici sono concordi nel sostenere il fatto che Alessandro Edoardo fosse il favorito di sua madre Caterina, che probabilmente in lui rivedeva la propria intelligenza e la propria ambizione. Alessandro Edoardo crebbe con il fratello maggiore Carlo Massimiliano, futuro Carlo IX del quale vi ho parlato nel precedente articolo, e i fratelli minori Margherita e Francesco Ercole. Bambino turbolento, dispettoso e viziato, Alessandro Edoardo si divertiva addirittura a bruciare il libro di preghiere di sua sorella Margherita, di fede cattolica, come riporterà la stessa Margherita nelle sue memorie. Secondo alcune fonti, il principe prese parte all'attentato al potente conte Gaspard Coligny, che esercitava una notevole influenza a corte e che era di fede protestante. Nel 22 agosto 1572, il Coligny fu colpito da una pallottola che lo ferì molto gravemente ad un braccio, per poi essere ucciso e defenestrato durante la terribile strage di San Bartolomeo, la notte tra il 23 e il 24 di agosto 1572, che inondò Parigi del sangue di migliaia di protestanti. Il coinvolgimento di Alessandro Edoardo nell'attentato a Coligny, secondo alcuni studiosi, spiegherebbe l'atteggiamento piuttosto tiepido di Carlo IX nei confronti dei responsabili di quell'enorme strage. Dopo il fallimentare assedio organizzato da Alessandro Edoardo in quel di La Rochelle, cittadina dichiaratamente ugonotta e antimonarchica, sul finire dell'agosto 1573 iniziarono le trattative per l'ascesa al trono polacco di Alessandro Edoardo, fortemente volute da sua madre Caterina, e che portarono all'incoronazione del principe, quale re di Polonia, il 10 settembre 1573, e da questo momento in poi il giovane assumerà il nome di Enrico, in memoria di suo padre, Enrico II di Francia, morto nel 1559 durante un torneo cavalleresco. Ma il regno polacco di Enrico durò meno di un anno, periodo di tempo durante il quale il sovrano all'atto pratico concluse ben poco. Il 30 maggio 1574, infatti, suo fratello, re Carlo IX, fu stroncato dalla tubercolosi, lasciando un'unica figlia legittima, la principessa Maria Elisabetta, che in quanto femmina non poteva salire al trono, e così la corona passò di diritto al neoeletto re di Polonia. Enrico fu avvisato della morte di suo fratello solo il 15 giugno e, fatti armi e bagagli in tutta fretta e con pochi rimpianti, il re si mise in viaggio per Parigi, dove finalmente arrivò alla fine dell'estate. Enrico III fu incoronato re di Francia a Reims il 13 febbraio 1575 e due giorni dopo sposò Luisa di Lorena Woodmont, ma ben presto il nuovo re dovette confrontarsi con la faida religiosa che non dava pace alla Francia, ed in questo frangente prese atto di avere ben due oppositori in famiglia: il fratello minore Francesco Ercole, duca d'Alençon, ed il cognato Enrico, re di Navarra, marito di sua sorella Margherita, entrambi di fede ugonotta. L'esercito di Enrico III e quello di suo fratello e di suo cognato arrivarono allo scontro e, nonostante la vittoria riportata dall'esercito di Enrico III, ci fu un tale massacro da convincere il re di Francia a concedere la pace, detta pace di Monsieur,
che assunse però tutta l'aria di una sonora sconfitta morale. Deciso a cercare la vendetta contro suo fratello e suo cognato, infine Enrico III seguì il consiglio materno di non tornare ad imbracciare le armi, ma di assecondare le mire di suo fratello Francesco Ercole sui Paesi Bassi, e così fu. Ma questa mossa, se da un lato servì ad Enrico III a sbarazzarsi del bellicoso fratello, dall'altro gli attirò contro la Spagna di Filippo II, vedovo di sua sorella Elisabetta, che vedeva compromessi i propri interessi, che avrebbe portato a scontri soprattutto nei territori d'oltremare, come le Azzorre ad esempio, scontri sonoramente persi dalla flotta francese. Da sempre amante del lusso e dello sfarzo, Enrico III rese addirittura sfolgorante la propria corte, lanciandosi in spese folli. Ma non si trattava di un re dalla personalità frivola e dissoluta. Enrico III portò avanti e studiò una serie di riforme monetarie ed economiche molto importanti, dimostrando una volontà concreta nel voler aiutare il suo popolo e di voler abbassare le esorbitanti tasse. La personalità di Enrico III fu talmente ricca di sfaccettature e di particolarità che risulta davvero complesso poterla etichettare, diciamo così, con pochi aggettivi. Colto, intelligente, ma a volte molto superstizioso. La vita e il regno dell'ultimo sovrano della dinastia dei Valois furono contraddistinti da sbalzi enormi d'umore che lo portavano ad essere tanto affabile quanto violento, oppure tanto pio quanto dedito al divertimento. Enrico III amò profondamente sua moglie Luisa e tra i due il rapporto fu insolitamente profondo ed affettuoso, ma ciò non gli impedì al re di avere delle amanti anche dopo il matrimonio. Matrimonio che purtroppo si rivelò sterile, in quanto nessuna delle gravidanze di Luisa di Lorena si concluse con la nascita dell'agognato erede, concludendosi tutte in aborti spontanei. E ciò, oltre naturalmente a procurare il dolore della coppia reale, portò al problema della successione. Infatti, secondo la legge salica, per diritto di discendenza, il nuovo successore di Enrico III doveva essere il re di Navarra, suo cognato Enrico, marito di Margherita di Valois, ma il re di Navarra era protestante e mai e poi mai il re di Francia avrebbe accettato un ugonotto quale suo successore. Così si arrivò all'ottava guerra di religione in Francia, guerra che portò alla nascita della Lega Cattolica, che aveva come capo Enrico di Guisa. Più il tempo passava e più la Lega Cattolica cresceva il suo potere decisionale, che stava mettendo in un angolo il re Enrico III, sempre meno preso in considerazione e sempre più criticato dagli integralisti cattolici, tanto che questi ultimi il 12 maggio 1588 provocarono un'insurrezione che costrinse il re a lasciare Parigi. Dopo 7 mesi di forzato esilio, Enrico III, forse non più lucidissimo, fece uccidere Enrico di Guisa dai soldati della sua guardia personale e, non contento, il giorno successivo fece uccidere anche il fratello Luigi di Guisa, cardinale, e dei corpi dei due fratelli fu fatto decisamente scempio. Caterina de' Medici morì il 5 gennaio 1589 senza essere venuta a conoscenza del destino toccato di Guisa, e poco tempo dopo, il 1 agosto di quel 1589, Enrico III la seguì, assassinato da Jacques Clément, frate dell'ordine dei frati predicatori. Morì così l'ultimo sovrano della dinastia Valois, lasciando il trono al nemico protestante Enrico di Navarra, incoronato come Enrico IV di Francia. Se l'articolo vi è piaciuto, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Grazie e alla prossima!